Benvenuti in questo video dedicato a RaiPlay e a qualche consiglio di visione su questa piattaforma che io stesso ogni tanto sottovaluto per i contenuti, ma non è così e lo vedremo in questo video. Non preoccupatevi davvero, non vi parlerò della caserma, del cantante mascherato o di Sanremo. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Comunque, state già vedendo le grafiche relative al mio canale, sapete quindi che fare, e se non lo sapete, no, ma che davvero? Ritornando alle cose serie, ricordatevi che questo video ha un indice per una consultazione più rapida. E tornando a parlare della piattaforma della Rai, devo dire che non è fatta male rispetto alla concorrenza e offre quella varietà ad un costo zero che non è poca cosa. Ricordo l'immenso archivio Rai a disposizione che nasconde diverse perle che col tempo andremo ad approfondire. Se avete già capito, questo non sarà il solito video con le nuove uscite consigliate che faccio per piattaforme come Netflix, Disney Plus o Prime Video, o meglio, non solo, ma proverà ad andare a scavare un pelo in più in profondità nel catalogo Rai Play per cercare qualche chicca da non perdersi. Alla fine del video, infatti, un bonus di visione. Ultima considerazione sulla piattaforma: purtroppo parte del catalogo è molto volatile e un film può rimanere anche solo una settimana o, se va bene, qualche mese. Quindi non fate come me, che avevo segnato l'intera rassegna di Yoji Yamada e poi, dimenticandomene, ne ho visti solo uno o due. Me misero, me tapino. Un brevissimo annuncio per una live con tutti voi questo venerdì 5 marzo alle 21:30 circa sul servizio Viola di Amazon, link in descrizione. Un incontro discussione su cosa ho visto in streaming questa settimana e per rispondere alle vostre domande, quindi preparatevi, mi raccomando che vi aspetto. Vi ricordo anche che finirà proprio WandaVision e che ho visto Wonder Woman 1984. Entro ora nel vivo delle proposte di RaiPlay partendo dal Giappone, visto dal cielo una serie di 6 episodi francese, realizzata però con l'aiuto del JNTO, l'ufficio turistico giapponese, che è visivamente impressionante e fa conoscere luoghi non proprio comuni per un turista, anzi proprio per nulla. Lo segnalo perché ovviamente parte del mio pubblico mi segue anche perché parlo del Giappone, poiché ho anche esperienza di vita là. La serie è così ben fatta che per me non si può evitare di guardarla anche solo per curiosità. Adesso apro la parentesi di fantascienza dedicata ai miei follower di Fantascientificast che mi seguono anche qui per rimanere aggiornati sulle novità. La serie di cui vi parlo ora è Beforeigners ed è norvegese con 6 episodi e realizzata da HBO Europa. Parla di un mondo in cui iniziano a spuntare fuori dall'acqua diversi profughi temporali. Avete capito bene, si parla di abitanti di quei luoghi, ma di epoche passate che si ritrovano nel nostro tempo senza apparentemente una spiegazione. La serie è un poliziesco con ovviamente al centro la necessità di interscambio culturale. Ovviamente c'è un qualcosa di incredibilmente complesso sotto che piano piano inizia ad apparire allo spettatore e agli stessi protagonisti. Farò sicuramente una recensione dettagliata, quindi preparatevi. La Corea del Sud ci sta conquistando pure su RaiPlay con Ashfall The Final Countdown, film d'azione fantascientifica che si immagina l'eruzione distruttiva del Baekdusan al confine tra Cina e Corea del Nord. Per fermare questa potenza distruttiva viene quindi organizzata una squadra per recuperare ben 6 testate atomiche della Corea del Nord da usare per spegnere il vulcano. Devo aggiungere altro su questo disaster movie o vi basta questo? Ultima nota fantascientifica per oggi è A come Andromeda, uno sceneggiato televisivo in bianco e nero del 72, rifacimento della serie BBC del 1961, e recuperato dall'immenso archivio storico della Rai. Sono solo 5 episodi da un'ora all'uno, da guardare con occhio nostalgico e da non perdere se amate la fantascienza, perché questa è letteralmente la storia di come è iniziata nel nostro paese. Passo ora al reparto filmico di RaiPlay, tirando fuori un film di 20 anni fa, ma appena arrivato, The Believer, con un giovane Ryan Gosling. Parla di Daniel Barrow, che, cresciuto con la religione ebraica, aderisce però all'ANP statunitense, un gruppo antisemita. Un film romanzato, drammatico e introspettivo che entra in un sottomondo che si tende ad ignorare, indubbiamente da guardare nel giusto mood, perché può fare male.
Altro film disturbante degli USA anni 60 è Suburbicon dei fratelli Coen, regia di George Clooney e con Matt Damon. Una storia vista dagli occhi di un bambino così grottesca e surreale da sembrare quasi impossibile. Una notte avviene una rapina in casa e la madre del piccolo muore, ma qualcosa fin da subito non torna e in questa cittadina così perfetta e di soli bianchi, infatti a fianco di questa famiglia per bene arriva la prima famiglia di colore, c'è una contrapposizione di eventi che inebetisce lo spettatore e ad un finale d'altri tempi che letteralmente ti toglie il fiato, da vedere con molta calma e sangue freddo. Chiudo con un film italiano, Il Primo Re, vincitore l'anno scorso del David di Donatello per la fotografia. Parte dal mito della fondazione di Roma, rivisitando la storia di Romolo e Remo. Io non l'ho ancora visto visivamente, mi attrae, ma le recensioni che ho scorso non sono poi così positive come speravo. Si tratta di una pellicola cruda e cupa che però mi attira perché sempre spero di un cambiamento di rotta da parte della nostra cinematografia, o almeno di parte di essa. Direi che per questo primo video dedicato a RaiPlay ho finito. Prima di lasciarvi al bonus di visione vi ricordo il mi piace, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividete questo video. Come è sempre vi ringrazio per l'attenzione e qualsiasi contributo. Trovate tutti i link in descrizione. Il bonus di visione su RaiPlay è dedicato a turisti per caso, video di viaggio che ormai sono considerati storici, anche perché quasi tutti realizzati tra i 15 e i 25 anni fa, da rivedere ogni tanto per ricordarsi di un mondo turistico che fu. Tra quelli consigliati ovviamente quello del Giappone del 1999 e quello del Carnevale di Rio de Janeiro del 1994, con la prima presenza del Centro Carnevale d'Europa. Noi ci si vede al prossimo video. Ciao!